per aver accompagnato questa esperienza visiva a Bergamo. Vederla per la prima volta sul grande schermo è stato ancora più impressionante che vederlo, come spesso capita, su un piccolo schermo. E infatti non saprei di preciso da dove partire, se non che da questo tuo lavoro si capisce che l'archeologia lotta non tanto contro la distruzione quanto contro la distrazione. Ed effettivamente quello che tu fai con la scena del collare dello schiavo di Obido è impressionante, cioè è la costruzione di una stanza tutta per quel collare, perché in un museo difficilmente succederà, e quindi in qualche modo nel film tu ti prendi questa libertà di mettere al centro questo oggetto, che è un oggetto di violenza assoluta e del peggio che l'uomo può fare all'uomo. Quindi non so se vuoi reagire a questa prima frase, che non è una domanda ma è solo un'impressione, e altrimenti un'altra cosa che colpisce molto è che appunto è un film sulla umanità e sulla disumanità, e in qualche modo, a parte un'inquadratura, non ci sono esseri umani nel frame, a parte quando si vede la piazza con delle persone che cercano. E ecco, com'è nata l'idea di costruire appunto un film su una dimensione così problematica della storia collettiva europea? Non parliamo solo di Portogallo, perché nessuno è innocente in questa storia. E come hai deciso di comporla in questa maniera così rigorosa, insomma? Thank you for those words and those thoughts. The process of finding the film was really difficult. We had the story of Lagos, and we had some archival material, these texts that I've been researching for a while. There was this idea of including the collar, but the violence of the story and of the present was so huge that I didn't know how to show it, how to touch it, how to approach it, because I was concerned that I would reproduce violence. So this was the main, I think, the main challenge of not reproducing violence when talking about violence, when including words of violence, when showing images that are images of violence. Grazie mille per queste parole e per questo pensiero. Effettivamente il processo di costruzione di questo film è stato piuttosto difficile, perché sono partita da questa storia, appunto, che si svolgeva a Lagos. Avevo diverso materiale che proveniva dagli archivi, avevo questi testi su cui avevo fatto ricerche per un po' di tempo, e avevo poi l'idea di includere questo collare. Però si tratta di una storia di violenza che parla non solo del passato ma anche del presente, e questa storia era davvero così grande che non sapevo come affrontarla ed ero preoccupata di riprodurre la violenza, e questa è stata, diciamo, la sfida principale, perché parliamo della violenza, mostriamo immagini di violenza ed è veramente difficile non riprodurre la violenza. Dal punto di vista della produzione, com'è stato, proprio dal punto di vista del finanziamento, hai incontrato difficoltà? Perché comunque si tratta di una storia che può essere declinata con narrative molto differenti, e quindi i produttori potrebbero
per certi versi storcere il naso di fronte a un argomento del genere. Yes, we got the financing from the Portuguese Film Institute the third time we applied. So it took us at least 3 or 4 years. We had research funding from the Creative Europe Media Program. So I did a lot of research before with that money. And once we had the funding from the Portuguese Film Institute, we know we could do the film. But we also had problems with places we wanted to shoot. We were not allowed to shoot the mini golf, so we did the drone shot without a permit. And there were other places in Lisbon I wanted to shoot, like these big institutions that keep records and objects, and then they didn't allow us to do it. So I think that was the obstacles, not so much from the funding, because once we got it, we knew we could do it, from the places we were not allowed to shoot. And I expect the film has not been screened in Portugal yet. It's gonna be screened soon, I hope. But I think this will be the big, it's going to be the most important screening for me and for the film, because it speaks so much about Portugal. You mentioned it's not just a Portuguese story, but it speaks so much of Portugal in our present. I was actually born in Angola. I'm not so old, I'm 51, but it was still a Portuguese colony by the year I was born. So this is a very recent history, and what it created, it's all in our lives, in our spaces, in our society. So I also didn't want to talk so much about the present, but about the present in the film. And that was also the option, to shoot the present, and not to shoot the archives or animated things, but to really be with the spaces we inhabit today. Sì, per quanto riguarda i finanziamenti del film, abbiamo ricevuto i finanziamenti da parte dell'Istituto Cinematografico Portoghese, la terza volta che abbiamo fatto domanda, quindi i finanziamenti hanno impiegato 3-4 anni per arrivare dopo, insomma. E abbiamo poi ricevuto altri finanziamenti per le ricerche dal programma per i media Creative EU dell'Unione Europea. Ma comunque, una volta che abbiamo ricevuto i finanziamenti dall'Istituto Portoghese, sapevamo saremmo riusciti a fare il film. Il problema principale però è stato appunto ottenere i permessi per fare le riprese nei luoghi che volevamo riprendere. Ad esempio, non abbiamo avuto il permesso per riprendere il mini golf, e quindi l'immagine con il drone che avete visto alla fine è stata girata senza avere i permessi. E volevamo anche filmare un altro grande istituto che conteneva tutti gli oggetti e tutti i registri, però non ci è stato consentito. Quindi direi che l'ostacolo principale non sono stati i finanziamenti, ma piuttosto il fatto che non potevamo riprendere determinati posti. Il film non è stato ancora mostrato nelle sale in Portogallo e spero che verrà mostrato presto. E secondo me si tratterà anche di una grande occasione, perché questo film è veramente ancorato al presente e parla di così tante cose che, come tu hai detto, sono sì della cultura europea, ma sono anche e soprattutto della cultura portoghese. Io ho 51 anni, non sono così vecchia, e sono nata in Angola. 51 anni fa l'Angola era ancora una colonia del Portogallo. Quindi questo film parla molto della storia recente, la storia che riguarda ancora i nostri spazi e la nostra società. Quindi con questo film non volevo parlare tanto del passato, ma volevo parlare più che altro del presente. E non volevo perciò, per questo motivo, mostrare troppo gli archivi, ma volevo mostrare gli spazi in cui viviamo oggi. Ci sono curiosità dal pubblico? Sì. Allora, mi è piaciuto tantissimo. Volevo chiedere, rispetto al suono,
Armanda Carvaglio, perché secondo me i suoni erano importantissimi. E poi una suggestione mia, che alla fine ho capito quando c'era i morti non sono morti, i morti sono ancora qui, perché tutte nelle prime immagini, tipo anche il battello con i sedili vuoti, a me sembrava di vedere delle persone, cioè ci sentivo queste persone che erano state trasportate nel 1444 e via dicendo. Non so se era voluto, ma c'erano delle presenze, come ecco, era questa. Thank you for that question. Armanda Carvalho, great sound director that I was so fortunate to work with. And we did work a lot on the sound design in the editing room, and the sound is a very important element in the film. Not just the music that was also originally composed for the film, but also the soundscape and what we tried to create with that. Yes, that the poem "The Dead Are Not Dead," it's by an author from Senegal, Birago Diop. And when I found the poem, I was already editing, and I felt like, oh, this is our film. You know, this poem is about our film. How the dead are everywhere. How they are not dead. How they are still with us, especially the ones who had not had funerary ritual and have not been buried, like the ones of Lagos. So I looked for a way to incorporate the poem in the film. Allora, grazie mille per la domanda. Effettivamente, Armando Carvaglio è stato un direttore del suono molto importante, abbiamo lavorato molto assieme, specialmente nel direttore. Quindi direttrice del suono molto importante, abbiamo lavorato molto durante la fase di editing all'interno della stanza e sono stata veramente fortunata ad averlo. E per noi il suono ha svolto veramente un ruolo molto importante, non solo per quanto riguarda la musica che è stata composta appositamente per il film, ma per tutto il panorama sonoro che è all'interno del film. Per quanto poi riguarda la frase "i morti non sono davvero morti", questa è una frase di un poeta del Senegal, Birago Diop, e quando l'ho trovato ho pensato che dovesse fare parte del film. L'ho ritrovata mentre stavo facendo la fase di montaggio e quindi ho cercato un modo di integrare questa poesia all'interno del film, perché effettivamente i morti non sono davvero morti, in particolare coloro che non hanno avuto una sepoltura, che non hanno avuto un funerale, e quindi ho cercato di inserire questa frase all'interno del film. A proposito di questa questione dei morti, un altro elemento di grandissima semplicità ma anche di forte impatto emotivo è la lista dei bambini, perché hanno tutti dei nomi cristiani, quindi diciamo uno vede anche un po' una somma di violenza, vede della nazione dell'Angola ma già il nome Eufemia, vede Manuel, vede la sparizione anche delle identità, delle loro radici. E anche in quel caso, quel documento, come ti è venuto, cioè dove si conserva e come ti è venuto in mente di includerlo in quella maniera così importante dentro al film? Yes, this was a document I found in Brazil, in Rio de Janeiro, and there were pages and pages of the names of the people that were being disembarked in this document. There were several documents. My feeling when I saw the document for the first time on the archive was that those people had been actually being physically in front of this paper, of these sheets of paper. I think the person writing the names was seeing each one and writing each name. There were more elements in the document that I didn't include because they were very violent and I didn't want to include them.
But so it was a very near way of dealing with these people, because we cannot know many things about them. And the encounter of enslaved people with the archives is always an encounter of violence. It's when they were sold, when they were embarked, when they died, when they were disembarked. So it's always a meeting of violence. But it's the only way we can know something. We can have a trace of them. And the names are also a form of violence. There were no register of any original names anymore. But I thought I would try to use the document as a way to be with the, with these people that we don't know so much about. But it's a little bit closer than just hearing about skeletons or seeing boxes or visiting the places. Maybe seeing the names and in the way that we did it, that it's slow, that is contemplative, would be a way to also get a little closer to them. Allora, il documento si trova in Brasile, a Rio de Janeiro, ed è un documento composto da moltissime pagine che parla appunto degli schiavi appena sbarcati. In realtà fa parte di una serie di documenti, questo era solo un documento, e la mia impressione quando l'ho visto per la prima volta è stata proprio di avere fisicamente di fronte queste persone, perché probabilmente la persona che ha compilato questo documento aveva fisicamente di fronte gli schiavi uno ad uno. E poi c'erano tantissimi elementi che non ho voluto includere perché sarebbero stati una forma di violenza troppo grossa. Ho pensato che questo documento fosse un modo per rimanere più vicino a queste persone schiavizzate, perché in realtà noi non sappiamo nulla di loro e l'incontro che facciamo con loro avviene sempre in un modo violento. Li incontriamo attraverso i documenti di quando sono stati venduti, di quando sono stati sbarcati, oppure di quando sono stati visti per la prima volta. E queste sono le uniche tracce che si conservano di loro. E non abbiamo idea di quali fossero i loro nomi originali, non c'è nessuna traccia. Però ho ritenuto che questo documento fosse un modo per essere un po' più vicina a queste persone, forse molto di più rispetto alle scatole con dentro gli scheletri, oppure ai luoghi in cui poi sono stati alla fine sepolti. E il fatto di mostrare questi nomi lentamente e in modo forse contemplativo mi sembrava un modo per rimanere più vicino a loro. Una cosa che ho trovato terribile e angosciante, oltre ovviamente alla storia, è la targa, la fine della targa che è stata affissa nel 2010 con solo questa dicitura di tratti negroidi, senza, come se ci fosse proprio una completa dimenticanza davvero di quello che è stato e del perché, e questo fatto di vedere impacchettate tutte queste ossa, non so, senza creare un ossario, senza creare qualcosa. E mi sembra ancora un'ulteriore violenza, un ulteriore questo fatto di lasciarli in questi sacchetti di plastica che non verranno, immagino, studiati, ok, perché una volta che una morte è violenta sono, o verranno usati, non lo so, mi sembra un'ulteriore dimenticanza, un ulteriore non rispetto di quello che è stata la, la loro morte, insomma. Yes, thank you for your question. For me, that plague is really violent, and it's a continuity of violence from the first text to that last text, and I wanted this to be in the film. It's a kind of a chronological order, and it's never ending. Yes, it continues. I had seen the plague when I started researching many years before,
But when I was editing the final few weeks, I wanted to make sure that the plaque was still there. If I had to change the dates, maybe someone realized it needed to be changed, but it wasn't, it was still there. So in 2010, someone wrote this text, and until last year, it was still there. So yes, it's very violent. And it's another way of erasing of establishing this order of who gets to be memorialized and remembered and who doesn't, and who gets to be exploited for their work today, and who gets to live where, and who gets to have more rights. And it reinforces that hierarchy of racism, yes. The skeletons, maybe you translate and then I talk about the skeletons. Sì, grazie mille per la domanda. Per me appunto questa placca è una fortissima forma di violenza ed è una continuità della violenza. Non so, è effettivamente il primo testo, dal primo testo fino all'ultimo, sono stati messi in ordine cronologico, si forma questa forma di violenza. Una violenza che non finisce mai, ma che continua. E avevo già visto questa placca all'inizio quando avevo cominciato il lavoro di ricerca, poi durante l'editing ho pensato fosse stata forse rimossa, ma in realtà questa placca del 2010 era ancora lì fino all'anno scorso, quindi sì, si tratta di una forma fortissima di violenza ed è un altro modo per cancellare qualche sorta di traccia e per mantenere un determinato ordine stabilito su chi viene ricordato, chi no, chi viene sfruttato e chi non viene sfruttato, e perpetrando così ancora ulteriori forme di razzismo. The skeletons in the boxes, they are kept in these boxes by the archaeological company that did the excavations. I think this is standard procedure for archaeological excavations that result in finding human remains. But in this case, it's very problematic because these people had no burial. And there's a huge discussion these days of how to handle this, how to care for these skeletons, how to have a process of repair around these findings. In Portugal, this discussion has not started yet. So maybe we're getting there, I hope. But for the moment, they are kept in the archaeological company's warehouse. And they are made available for studies, so people go there and they can have access to these materials, to these remains. But I think this is also very violent for the memory and the death that occur there. So I don't have an answer of what you know what should be done, but I think we need to think about it collectively. Per quanto riguarda gli scheletri, si tratta di scheletri che sono tenuti dall'azienda archeologica che ha condotto gli scavi. Credo che si tratti della procedura standard nel caso in cui ci siano dei ritrovamenti umani nel corso degli scavi. Ma questo caso è problematico perché queste persone non hanno ricevuto una sepoltura. E in questo momento c'è una grande discussione su come gestire questi resti, su come prendersene cura e su come iniziare un processo di riparazione. In realtà però in Portogallo questa discussione non è ancora stata iniziata e spero insomma ci arriveremo comunque nel futuro. Però per il momento questi resti rimangono all'interno del magazzino archeologico, messi a disposizione per lo studio e per le persone insomma che vogliono studiarli. Ma secondo me si tratta di una forma molto violenta di ricordo, perché alla fine sono persone morte che non hanno una sepoltura. Quindi non ho la risposta giusta su cosa fare, ma penso che dovremmo iniziare un dialogo collettivo.
che confermo che si tratta della procedura standard anche negli scavi archeologici anche in Italia. Quelle cassette sono le stesse che abbiamo nelle soprintendenze e nei musei italiani. Ovviamente quello che dice Dulce è molto problematico. È altrettanto vero che le ossa oggi possono essere studiate, quindi nella violenza che si fa studiando quei resti potremmo di nuovo eventualmente scoprire cose interessanti su queste persone. Che cosa vuol dire interessante? Non lo so, però appunto in qualche modo è un'immagine che fa, è un discorso quello sulla fossa comune di Lagos che fa riflettere sulle fosse comuni di cui è disseminato il bacino del Mediterraneo. E non sta a me dirvi che ne sono state aperte e riempite anche in queste settimane. Che dire, su queste note orribili ringrazio Dulce per aver accompagnato il film, spero di non averla rattristata troppo con questa mia chiusura e grazie per essere rimasti con noi a discutere le immagini di questo film. Thank you for inviting me, thank you for staying, thank you for your interest. I'm going to be around if you want to talk some more in English. Thank you. Grazie mille per avermi invitata e grazie mille per il dibattito interessante. Se volete sarò in giro, se volete parlarmi però in inglese.